Bene amici, oggi un filmato veloce, una videopillola praticamente, su quello che è un aspetto interessante e utile della lavorazione sulla fresatrice. Dobbiamo posizionare il nostro tavolo a croce facendo in modo che il bordo del pezzo sia esattamente nel centro di rotazione del mandrino della fresatrice. Quindi dobbiamo trovare diciamo lo zero del pezzo. Allora, per fare questa operazione ci viene in aiuto un centratore come questo. Questo centratore è comunemente reperibile in una utensileria fornita. Lo dico, faccio questo filmato per l'uso di questo strumento perché alle volte potrebbe trarre in inganno l'utilizzo di questo strumento, quindi specialmente per magari un po' i novizi vorrei sottolineare come si usa correttamente questo strumento che è molto utile. Bene, vedete questo strumento è costituito da un codolo, due piattelli, i piattelli sono uniti insieme, sono tenuti insieme da una molla, per cui il piattello può diciamo, i due piattelli possono scorrere tra di loro e poi abbiamo una punta. In effetti, abbiamo due punte: una piccola che è 4 mm e una più grossa, questa che è 10 mm in questo caso. Quindi possiamo usare indifferentemente o una o l'altra. Quindi adesso vi faccio vedere come funziona. Naturalmente bisogna posizionarlo nella pinza, della fresatrice, chiaramente, e quindi poi andiamo a operare, diciamo, a trovare il bordo di questo pezzo montato sulla morsa. La fresatrice deve girare con una velocità, non è importante, comunque, insomma, abbastanza veloce, diciamo 1000-2000 giri. Ecco, vedete che il piattello si muove in questa maniera. Quindi noi andiamo ad abbassare la fresatrice e andiamo ad avvicinare il tavolo a croce finché la punta del centratore va in contatto col pezzo. Vedete che quando va in contatto col pezzo il piattello risulta praticamente allineato con l'altro, con quello fisso, diciamo così. Allora noi dobbiamo ancora spostarci fino a che abbiamo, vedete, i piattelli sono sempre più allineati, io continuo a spostarmi in avanti col pezzo, a un certo momento, vedete, il piattello va fuori asse. Questo è il punto dello zero. Quindi torniamo indietro, vedete? Tornando indietro il piattello si rimette in posizione. Andando avanti c'è un punto in cui proprio si perde diciamo, l'allineamento dei due piattelli, vedete? È proprio un attimo, vedete? Adesso, ecco, in questa posizione posso fermare. In questa posizione abbiamo diciamo lo zero. Quindi chiaramente, siccome sto usando una punta da 4 mm, io posso azzerare il nonio del tavolo a croce e tornare a andare avanti di 2 mm, perché questa punta è 4 mm, quindi devo andare avanti del raggio della punta 2 mm e sono sicuro che il bordo di questo pezzo è assolutamente in asse con l'asse X del tavolo a croce. Ok? Chiaramente stessa lavorazione, stesso discorso si può fare con l'altra punta, diciamo, no? Quindi sempre alla stessa maniera. Vedete? Si ha un momento in cui i piattelli sono completamente allineati, si procede ancora in avanti,
A questo punto, vedete, il piattello si disallinea. In questo preciso momento, vedete, lo possiamo rifare, in questo preciso, è poco lo spazio, vedete? In questo preciso momento io ho lo zero del pezzo. Naturalmente, avendo in questa volta usato la punta di diametro 10, dovrò andare di 5 in avanti sull'asse delle X, in maniera tale che il bordo sia esattamente sull'asse. A quel punto posso iniziare a mettere lo zero del nonio e posso chiaramente andare a posizionarmi dove devo posizionarmi sul pezzo. Bene, spero che vi sia piaciuta questa breve videopillola, ma magari anche un po' chiarificatrice di alcuni dubbi che possono capitare nell'uso del centratore a piattello. E vi do appuntamento sul sito www.ebgmodels.it. Ciao a tutti.